anche in città metropolitana, anche qui c'è tanto lavoro da fare, avete approvato già diverse delibere per turismo, Natale, scuole. È stata la prima seduta, una seduta molto produttiva, c'è un grande clima di collaborazione, la città metropolitana rappresenta una risorsa fondamentale per le nostre comunità perché ha competenze su materie molto sensibili, pensiamo alle scuole, pensiamo al turismo, alle strade, quindi ci sono già stati dei provvedimenti importanti di finanziamento di istituti scolastici, di finanziamenti per sostenere il turismo natalizio, quindi un grande impegno che continueremo nei prossimi mesi con grande attenzione a tutte le comunità dell'area metropolitana di Napoli. Consiglio, quando saranno indette le elezioni? Non abbiamo ancora una data certa perché noi abbiamo una decorrenza che parte dall'insediamento dell'ultimo sindaco del comune della città metropolitana, delle città che fanno parte della città metropolitana. Ci sono ancora, da quello che mi risulta, tre procedure non ancora definite in tre comuni. Appena si completeranno questi insediamenti potremo far partire la procedura elettiva. L'amministrazione, anche lei dialogherà con tutte le forze? Dialogare con tutti, perché il nostro obiettivo è realizzare le cose per i cittadini. I cittadini ci chiedono, in uno spirito di collaborazione lavoreremo con tutti. Come commenta le ultime misure adottate dal governo per quanto riguarda il Green Pass in vista del periodo natalizio? Io credo che erano delle decisioni inevitabili, perché un maggiore rigore è fondamentale per salvare il Natale, consentire che tutti possano trascorrere un Natale sereno e che gli incontri, le feste possono essere motivo di gioia e non motivo di preoccupazione. Oggi si apre anche la fase dei controlli, di come fare in modo che queste nuove regole vengano rispettate. Nei prossimi giorni, insieme al prefetto e a tutte le istituzioni del territorio, lavoreremo anche per fare in modo che ci sia un controllo della realizzazione di queste nuove regole anti-Covid. Il tema della movida per quanto riguarda gli orari e anche il centro storico, pensiamo a San Gregorio Armeno, a che punto siamo? Sì, nelle prossime ore ci sarà la delibera sul centro storico, sulla la regolamentazione dei flussi, o la delibera, l'ordinanza, stiamo definendo lo strumento proprio in queste ore. Ci sarà un altro provvedimento che riguarda anche il traffico, il piano traffico per il periodo natalizio. Poi stiamo limando il provvedimento invece della movida, che sarà emanato nei prossimi giorni. Qui ha approvato, qui c'è stata una riorganizzazione voluta con un aumento degli stipendi, il direttore generale del gabinetto, un aumento del numero di stipendi. La cosa è giustificata anche alla luce del fatto che questo è un ente solido per il Comune di Napoli, vanta tutti i problemi che lei ripete. Pensiamo anche quasi giustificato questo aumento. Diciamo, noi abbiamo la necessità di rafforzare la struttura di governo della città metropolitana, che ha la possibilità di sostenere una struttura di governo più qualificata e anche più ampia, proprio perché questo l'ho notato subito, c'è una grande esigenza di coordinamento amministrativo e di rapporto anche con le tante realtà territoriali che fanno parte della città metropolitana. Un ente che gestisce un bilancio così grande e anche una complessità così grande, tanti comuni, milioni di abitanti, ha bisogno di una struttura amministrativa di qualità, una struttura amministrativa ben strutturata, perché in questa maniera si creano grandi risparmi. Noi vediamo quanti finanziamenti vengono persi per mancanza di coordinamento, mancanza di attuazione. Noi i finanziamenti li dobbiamo guadagnare, non li dobbiamo perdere. Per fare questo c'è una struttura amministrativa che è in grado di rispondere ai problemi che dobbiamo affrontare. Anche per i fondi europei, questa è una preoccupazione che io ho evidenziato tante volte, anche ieri a Roma l'ho evidenziata. Io so bene, perché insomma, la mia esperienza del passato mi ha insegnato che per poter gestire fondi complessi c'è bisogno di una struttura amministrativa qualificata e in numero sufficiente, altrimenti corriamo il rischio di risparmiare
pochissimo di perdere tantissimo, che è quello che è successo negli ultimi anni. Noi con l'illusione di risparmiare poche decine di migliaia di euro abbiamo perso milioni di euro. E diciamo, noi dobbiamo seguire i detti tradizionali che ci dicono che noi dobbiamo guardare, diciamo, al raggiungimento del risultato finale. A volte per un chicco si perde poi tutto. Grazie.